Siamo in compagnia del professor Mario Cicconofri, docente di elettronica dell'Istituto, con cui parliamo più nel dettaglio del progetto di Minisumo. Allora, il progetto è un progetto dell'anno scolastico 2011-2012, è un progetto che prevede un'attività extrascolastica, un'attività pomeridiana dei ragazzi. Sono coinvolti i ragazzi dal primo all'ultimo anno su base volontaria, quindi i ragazzi sono stati chiamati a questo tipo di partecipazione con il fine di costruire un robot che abbia caratteristiche di tipo trasversali. Questo robot prevede la costruzione di elettronica e prevede poi la programmazione. È un'attività che i ragazzi gradiscono nel momento in cui il robot viene poi concesso loro, in quanto loro contribuiscono con un piccolo contributo e questo robot alla fine lo porteranno a casa loro. Siamo con Giacomo, uno degli allievi dell'Istituto, che ci spiegherà e ci farà vedere nel dettaglio quali sono le fasi che portano alla realizzazione di questo robot. Io faccio il secondo, quindi per me queste sono delle materie nuove che non avevo mai fatto, insomma. E le prime lezioni di questo corso ci hanno spiegato più o meno come funzionavano i componenti vari e poi abbiamo iniziato subito a saldare su delle schede di prova per iniziare a prendere mano con il saldatore, eccetera. Le schede sono tre. La prima, che è il microcontrollore, la seconda è la scheda madre dove c'è l'alimentazione e la programmazione, sensore, questo è il sensore dietro e i sensori davanti. Questa è la terza, che sarebbe la scheda che va a toccare con il nemico, insomma. E così è montato. Con Rodolfo, un altro allievo dell'Istituto, parliamo di come avviene nel dettaglio la programmazione del robot usato per il Minisumo. Allora, la programmazione avviene secondo uno schema blocchi, con questo schema blocchi diamo tutte le istruzioni al robot in modo da non farlo uscire dalla pista mentre gareggia e da fargli buttare fuori le scatole o gli altri robot mentre sta facendo la gara. Ognuno di noi dà una sua programmazione personalizzata ed è questo che alla fine farà la differenza fra chi vince e chi perde, perché la programmazione è la parte fondamentale del robot. A breve all'interno dell'Istituto si svolgerà un particolare torneo di Minisumo con due diverse gare. Ne parliamo in questo caso con Eleonora. Il 28 gennaio, verso le 15:30, qui alla palestra dell'Istituto, e consiste in pratica si divide in due parti. La prima parte consiste far affrontare questi robot all'interno di una pista delimitata da alcune linee, e quindi lo scopo sarebbe quello di buttare fuori l'avversario, mentre nella seconda parte il robot deve buttare fuori sempre da questa pista alcune scatole, alcuni oggetti come scatole.